Ma Bitcoin è legale oppure illegale in Italia e in Europa? E com'è la situazione nel resto del mondo? Ciao, sono Zani di Turbolab.it. Ho appena passato la mia domenica a fare una cosa divertentissima, ovvero leggermi un sacco di documentazione in PDF ufficiale dei vari stati dell'Unione Europea e degli Stati Uniti per capire quale sia lo stato di legalità attribuito a Bitcoin. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come al solito, prima di cominciare, solo un flash per ricordarti che io sono un programmatore, un informatico e non un avvocato e nemmeno un esperto consulente finanziario. Se quindi cerchi delle informazioni che ti servono per lavoro, ti raccomando, se non altro, di far vedere questo video ad un consulente qualificato. Senza tanti giri di parole possiamo dire che l'acquisto, la vendita e il possesso di Bitcoin è perfettamente legale sia all'interno dell'Unione Europea che proprio nella nostra Italia. Gli unici ad essere assoggettati ad una normativa un pochino più stringente sono gli operatori professionali del settore, quindi gli exchange, i servizi di custodia e i broker finanziari. Però per i liberi cittadini, per i privati come me e come la maggior parte di voi in ascolto non ci sono limitazioni degne di nota. Ovviamente, a parte il fatto di non poter utilizzare Bitcoin per finanziare o per acquistare servizi che sono di per sé illegali, come droga, armi, eccetera, eccetera. Come sono giunto a questa conclusione? Beh, sono partito da questo documento della Banca Centrale Europea, che tratta appunto gli schemi di valuta virtuale, fra i quali viene classificato anche Bitcoin. Ecco qua, nel sommario del documento si chiarisce subito che Bitcoin appunto è uno schema di valuta virtuale. Che cosa significa? Significa che è un tipo di moneta digitale non regolamentata che viene usata e accettata come forma di pagamento fra i membri di una comunità virtuale o digitale su internet. Nel caso di Bitcoin, ovviamente, è tutta la rete internet e tutti coloro che decidono volontariamente di utilizzare Bitcoin. Poco più sotto si menziona una differenza molto importante che per comodità ho riportato in questa tabellina, ovvero Bitcoin è una valuta virtuale, uno schema di valuta virtuale e non moneta elettronica. Dove sta la differenza? Che nella moneta elettronica, ovvero i vari PayPal, pagamenti di carte di credito con Visa e Mastercard, pago bancomat, eccetera, eccetera, è previsto l'invio di euro, dollari oppure di una moneta a corso legale. Quindi di fatto la moneta elettronica scambia comunque una moneta a corso legale. Negli schemi di valuta virtuale, come appunto è Bitcoin, invece viene utilizzata una vera e propria moneta proprietaria e specifica del progetto. Perché questo è estremamente importante? Beh, perché ci sono delle differenze dal punto di vista legali che sono critiche. Nello specifico, la moneta elettronica può essere emessa, quindi può essere messa in circolazione moneta elettronica solamente da una serie di soggetti estremamente limitata e ben delineata. Nello specifico si tratta della Banca Centrale Europea, delle banche centrali comunitarie, dallo Stato italiano e dagli altri stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché le poste italiane. Tutto questo però non si applica alle valute, agli schemi di valuta virtuale come Bitcoin, in cui chiunque può immettere in circolazione della nuova valuta virtuale. Questo è critico perché se non ci fosse questa differenza così netta, i miner, che come sappiamo sono dei produttori di Bitcoin, non sarebbero legalmente autorizzati ad immettere in circolazione nuova moneta. Invece, proprio perché c'è questa differenza fra moneta elettronica e schemi di valuta virtuale, i miner sono liberi ed è legalissimo mettere in circolazione nuovi Bitcoin. Un altro documento molto importante, richiamato più volte, è questo pronunciamento della Corte europea, nella quale il giudice ha sentenziato che per l'acquisto dello specifico Bitcoin, della moneta virtuale Bitcoin, tramite euro, non è dovuto il versamento dell'IVA, quindi non si applica la tassa aggiuntiva del 22% in Italia o tassazioni simili negli altri stati membri dell'Unione Europea. Questa sentenza è molto importante sia perché ci evita di dover pagare il 22% in più ogni volta che desideriamo acquistare dei Bitcoin, ma anche perché questo tipo di inquadramento è generalmente riservato alle monete tradizionali.
Quindi di fatto il giudice in questo caso sta accomunando Bitcoin ad una moneta tradizionale. Che impatto ha nel brevissimo periodo? Ovviamente nessuno, perché come abbiamo detto Bitcoin non è prevista la regolamentazione in quanto valuta virtuale, però di fatto è già un buon inizio come riconoscimento che si tratti comunque di una moneta. In Italia qual è la situazione? Beh, in Italia c'è questo documento veramente ottimo, la risoluzione numero 72 della nostra Agenzia delle Entrate, che di fatto, oltre a presentare Bitcoin, aver capito molto bene come funziona tutto il meccanismo di produzione, di mining e di scambio peer-to-peer della valuta virtuale, di fatto risponde a un paio di osservazioni molto molto importanti, di fatto implicitamente riconoscendo la legalità di Bitcoin. Nello specifico, una determinata azienda che nel documento è stata censurata aveva chiesto chiarimenti in merito al fatto se fosse dovuta l'IVA o meno e quale fosse l'impatto, era un'azienda che operava nel settore delle criptovalute come broker, per quanto riguarda la tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha risposto in modo molto chiaro che ai fini dell'IVA si rifà di fatto alla sentenza che abbiamo visto poco fa, quindi a quella dell'Unione Europea che diceva che gli scambi, gli acquisti di criptovaluta tramite euro e moneta a corso legale non sono assoggettate ad IVA, mentre invece per quanto riguarda le attività devono essere inserite nel bilancio dell'azienda e contribuiscono all'imponibile IRES e IRAP. Ora non entro eccessivamente nello specifico perché non sono un commercialista e quindi potrei dire cose che non sono perfettamente esatte, però di fatto fondamentalmente bisogna pagare la tassa su quanto si guadagna se si tratta di aziende che operano nel settore delle criptovalute. In questo stesso documento dell'Agenzia delle Entrate, verso la fine, c'è però un'altra osservazione che per noi privati è di importanza critica, ovvero dicono che per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della società, quindi le persone fisiche come me o voi che si dovessero essere rivolte a questa società, le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività di impresa, cioè vuol dire che non sono degli operatori professionali che fanno questo per professione, ma siamo appunto dei privati come me o voi che ce li hanno solamente nel proprio borsellino, le operazioni appunto di acquisto e vendita non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. Ora, francamente, mi fa un po' sorridere che l'Agenzia delle Entrate dica che per quanto riguarda Bitcoin manca la finalità speculativa, perché in questo momento, come ho detto più volte, tutto si gioca proprio sulla speculazione, perché non c'è un'adozione di Bitcoin talmente ampia da renderlo veramente un mezzo di pagamento tanto importante. Però di fatto il fatto che l'Agenzia delle Entrate dica che non è assoggettabile nei redditi imponibili poiché manca la finalità speculativa, la prendiamo per buona, ci sta bene, ci fa gioco, e quindi questo è quello che dice appunto l'Agenzia delle Entrate italiana. Com'è la situazione nel resto del mondo? Beh, per quanto riguarda gli Stati Uniti c'è questo documento in cui di fatto viene detto che gli operatori professionali, di nuovo gli exchange, i broker, tutti quelli che hanno a che fare con il mercato delle criptovalute come principale obiettivo e ragione d'essere dell'azienda, devono comunque essere registrati ed essere autorizzati. Però di nuovo per i privati che acquistino, vendano oppure detengano Bitcoin non c'è alcuna limitazione e alcun obbligo, di fatto è tutto perfettamente legale. Un documento del genere ho trovato anche per quanto riguarda il Canada, anche in questo caso è obbligatoria la registrazione per gli operatori professionali, ma viene comunque garantito che i privati possono acquistare e detenere Bitcoin legalmente senza alcun problema. Ciò detto, è importante chiarire che nonostante in Europa e negli Stati Uniti di fatto sia legalissimo per i privati utilizzare Bitcoin, ogni soggetto privato è libero in prima persona di rifiutare il pagamento in Bitcoin o in altre criptovalute, ovvero io negoziante, io banca, posso decidere ad esempio che non voglio accettare i Bitcoin come pagamento. Questo è un mio diritto legale e se un cliente insiste per pagarmi in Bitcoin posso mandarlo a quel paese e pretendere che mi paghi in euro o in dollari. Questo è un altro aspetto molto importante, perché invece questa libertà non c'è per quanto riguardi gli euro o dollari, ovvero non è valido il viceversa, ovvero io negoziante non posso imporre al mio cliente di pagarmi solamente in Bitcoin o in un'altra valuta alternativa diversa a quella dal corso legale, ovvero io sono sempre costretto come esercente e come privato ad accettare per il pagamento dei miei servizi anche l'euro, cioè la valuta a corso legale. C'è proprio una legge in merito.
Bene, quindi fino a qui ottime notizie per quanto riguarda Europa e Stati Uniti, ma Bitcoin non è considerato legale in tutti i paesi del mondo. In particolare in Cina c'è una grossa pressione anti-Bitcoin, fondamentalmente perché le persone lo stavano utilizzando per spostare capitali fuori dal paese. Il regime totalitario ha deciso che Bitcoin è fondamentalmente illegale all'interno dei confini nazionali. La Cina è un caso eclatante perché di fatto la maggior parte dei miner sono ubicati proprio in Cina e di fatto in questi giorni, proprio negli ultimi mesi, si sta parlando di dare un giro di vite anche contro ai miner, però di fatto ci sono anche moltissimi altri stati nei quali Bitcoin viene bannato e proibito. Questi sono l'Algeria, Egitto, Marocco, Bolivia, Colombia, Ecuador, Nepal e molti altri, come vediamo in questa cartina. Bene, da tanditurbola.it è tutto. Se il video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di cliccare sul pollicione qua sotto per fare mi piace, per me è estremamente importante, quindi davvero grazie in anticipo se troverai un secondo di tempo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella che si trova di fianco. Mi raccomando, fallo, altrimenti non riceverai le notifiche. Al prossimo video, ciao!